Il Monte Immagine è un luogo inventato. La nascita deriva dall'altopiano dell'immagine, il posto dove pascolano le pecore, abitano le vacche, cantano i grilli e si muovono le nuvole. I pastori e i cacciatori sono gli uomini che abitano il monte, da razze burbere e romantiche dei nostri modi di essere. Allora, questa è un'introduzione che ho scritto ieri, ma poi non so se sarà l'introduzione poi del progetto definitiva, ma è un pensiero evocativo del luogo in cui mi sono trovato a lavorare. La residenza è partita con un'analisi del posto che aveva come abitazione principale Vallo di Nera, cioè sul territorio di Vallo. Il territorio di Vallo è un territorio incredibilmente bello. E durante i primi giorni ho deciso dove sviluppare il lavoro, se nel borgo o nel suo contesto del territorio. Ho incontrato una persona molto importante il secondo giorno che ero a residenza, che è questo pastore di nome Giuseppe. È stata una persona che subito mi ha colpito perché con estrema serenità e semplicità mi ha mostrato dei pensieri personali che scrive quando sale sul monte e fa pascolare il suo gregge di pecore. Penso che lui abiti il posto camminando tutti i giorni, penso che abiti il luogo creando un'armonia tra il suo modo di pensare e ciò che lo circonda. Quindi fondamentalmente Giuseppe è il monte immagine che pascola, è questo altopiano dell'immagine a cui io poi mi sono ispirato per creare la mia storia, visto che Vallo ha una tradizione orale molto importante, ho deciso di lavorare immaginando un nuovo racconto per gli abitanti di Vallo e per la montagna che gli sta di fronte. In sintesi, ho iniziato a installare dei giochi che mi piace realizzare, giochi architettonici che coinvolgono lo spazio e quello che vediamo. Quindi sono giochi percettivi che una volta arrivati sul monte appaiono alla vista di chi cammina come una sorta di fantasmi, di apparizioni. E questo perché penso che sia importante abitare lo spazio giorno dopo giorno e ascoltarlo e capire come entrare in relazione temporanea con esso divertendosi, perché secondo me il pensiero del divertimento è un pensiero centrale all'interno della produzione di una persona. La residenza, diciamo, si è svolta poi con delle giornate in cui io da Vallo di Nera mi muovevo sul monte Immagine e lavoravo in questo posto bellissimo, tornando a casa la sera e vivendo tutte le condizioni atmosferiche, la pioggia, il sole, eccetera, che ci sono state in questi giorni. Adesso che stiamo concludendo le installazioni, ci troviamo ancora nel bosco e sono molto contento del lavoro realizzato. Stiamo scattando le fotografie che poi saranno le testimonianze delle installazioni all'interno del borgo di Vallo, che mostreranno queste apparizioni agli abitanti. In secondo luogo, facendo questa operazione, il mio invito è quello di avvicinare la comunità che abita qui a Vallo, ma anche Spoletini, piuttosto che ragazzi di Foligno, eccetera, invitarli a venire a visitare qua il posto, perché credo che sia di una bellezza incredibile e credo che sia divertente per loro poi entrare in relazione con delle cose che ho creato, che per me sono dei giochi. Il mio modo di lavorare diciamo, si fonda su questa relazione con la quotidianità e il fatto di lavorare sempre con le mani attraverso l'esperienza del posto, cioè lavorare con gli alberi che sono caduti per me ha un significato di inserirmi in un contesto preesistente, non cambiando la sua natura, ma alterandola. Quindi prendo gli alberi, li rivedo come delle colonne piuttosto che come degli alberi e ci costruisco sul mio pensiero, ecco.